Parco di divertimenti è una miniera di occasioni, di opportunità per la fisica. Non avete idea di quanta fisica sia coinvolta in un parco di divertimenti. Se uno considera le attrazioni che ci sono qui a Mirabilandia, come in tutti i parchi, ha un libro di fisica davanti a sé, ma un libro di fisica molto particolare. I concetti come la velocità, l'accelerazione, la forza, l'energia, non sono più concetti astratti, non sono più formule, ma diventano qualcosa che i ragazzi qui intanto vivono sulla loro pelle quando li mandiamo sulle attrazioni. Sentono le forze, vivono le accelerazioni e possono studiare quindi la fisica in un contesto reale di apprendimento molto più stimolante che non quello normale della scuola. Non è un'alternativa alla scuola, è un'estensione del laboratorio scolastico. Questi progetti infatti li abbiamo chiamati un'aula senza pareti. È un'aula, quindi si studia, quindi si impara la fisica, però la si impara in un contesto particolarmente stimolante come è quello di un parco. Per fare un esempio, quando i ragazzi salgono sulle torri, vanno con un bicchiere pieno d'acqua in mano, cosa molto semplice come strumento. Che cosa scoprono? Scoprono che quando scendono da queste torri, vedono l'acqua salire dal bicchiere verso l'alto. Dove si può provare un'esperienza di questo genere se non in un parco come questo? Non certamente a scuola, perché? Perché nelle torri i ragazzi vengono spinti verso il basso, con un'accelerazione maggiore di quella di gravità e quindi l'acqua non sale, in realtà rimane indietro nella caduta rispetto a loro che sono lanciati verso il basso. E quindi è un'esperienza che resta impressa nella loro memoria, su cui l'insegnante può lavorare, poter fare della fisica dopo in classe. Noi abbiamo cominciato una decina d'anni fa con i miei ragazzi del mio liceo Torricelli, dove insegnavo allora, e del liceo scientifico di Ravenna. Poche decine il primo anno in cui sperimentammo questi progetti. Dall'anno successivo Mirabilandia, visto l'entusiasmo, visto il successo di questa sperimentazione, decise di includerlo nei suoi progetti didattici. Via via il passaparola molto positivo degli insegnanti ha fatto sì che il numero si allargasse ogni anno. Credo che adesso ogni anno vengano 8-10 mila studenti fare i percorsi di un'aula senza pareti, che tra l'altro non sono più solo di fisica. La formula è stata talmente apprezzata che questo progetto nato con la fisica si è esteso poi alle scienze naturali e 2 anni fa addirittura alla matematica, e il progetto di matematica, Matebilandia l'abbiamo chiamato, ha riscosso anche questo un grosso successo, addirittura ha vinto dei premi nazionali questa attività, e quindi siamo molto fieri di questo. Noi tutti gli anni all'inizio di settembre facciamo una giornata per gli insegnanti, un convegno in cui il parco è libero, libero accesso per gli insegnanti, e la mattina facciamo delle presentazioni dei progetti, delle novità, raccontiamo l'esperienza delle scuole, dei ragazzi. Il pomeriggio gli insegnanti vengono presi in consegna dai tutor come se fossero studenti e i tutor li accompagnano a provare i percorsi. Quindi un insegnante può in prima persona lui provare queste attività, che poi tornerà se vuole con i suoi studenti a fare.